Ciao, oggi voglio parlarvi di un argomento all'apparenza facilissimo, ovvero i power bank, di fatto molto più complicato nel momento in cui dobbiamo andare a fare una scelta e nel momento in cui dobbiamo verificare che la nostra scelta d'acquisto sia stata quella giusta, soprattutto dopo alcune settimane, dopo alcuni mesi, quando soprattutto i power bank di scarsa qualità cominciano a perdere clamorosamente la loro capacità di carica. Oggi vi parlo quindi di 5 power bank che abbiamo selezionato e che sono prima di tutto affidabili. Iniziamo con questo, un piccolissimo Oki, veramente portatile, un piccolo tubetto da 5000 mAh che vi permette praticamente di avere una riserva di carica per la maggior parte degli smartphone Android. È costruito totalmente in alluminio, tuttavia è leggero e comodo da portarsi dietro, oltre che resistente. Ha un input di 2 A, ci mette circa 2 ore e mezza per la ricarica, un output da 2 A 5 V, quindi ricarica veloce ma senza la ricarica rapida. C'è un piccolo LED che si attiva però purtroppo solo nel momento in cui lo andiamo a collegare al device che vogliamo caricare. La capacità reale è di circa 4000 mAh, ovvero un 80% di efficienza, che è davvero un ottimo risultato. Lo trovate in tantissime colorazioni e costa circa 12 euro. Passiamo poi ad un marchio veramente di successo per i power bank, ovvero Xiaomi, con il suo Mi Power Bank 2. Questa è la seconda versione, da non confondere con la versione Pro, che ha una entrata Type-C per la ricarica. Davvero un fantastico oggetto di design, completamente in alluminio, anche se dallo spessore ridotto rispetto alla passata edizione, quindi verosimilmente meno resistente. Pesa però solo 250 grammi. Ha un input a 2,1 A con ricarica veloce a 5, 9 e 12 V. Stessa cosa anche per l'output, quindi supporta il Quick Charge 2.0. Ha una fantastica efficienza del 77%, ovvero 7700 mAh a 5 V. Efficienza che ovviamente scende quando andiamo ad utilizzare il Quick Charge 2.0 fino al 32% per la ricarica a 12 V, ovvero 3200 mAh, che vi basteranno sostanzialmente per una sola ricarica. Ci sono 4 LED di notifica per l'indicazione e con una doppia pressione sul tasto possiamo attivare una ricarica a bassissima tensione per 2 ore, che serve per ricaricare piccole smart band, orologi, dispositivi Bluetooth. La Mi Power Bank 2 è ancora poco diffusa, si trova con difficoltà a circa 20 euro dagli store cinesi che importano anche nel nostro paese. Dentro questo sacchettino invece c'è un ottimo caricabatterie della RavPower da 12.000 mAh. RavPower, marchio super affidabile per i power bank. Questo è tutto in plastica ma costruito in maniera davvero impeccabile, molto resistente, con tutti gli angoli arrotondati e 4 LED per l'indicazione della carica. È un ottimo compromesso tra la portabilità e la capacità. Purtroppo pesa abbastanza, 340 grammi, a causa delle batterie ad alta densità, però è anche piuttosto piccolo. Ha un doppio output da 2,4 A, ma se entrambe le porte vengono usate contemporaneamente, sulla seconda l'erogazione scenderà ad 1 A. La capacità reale è di 9000 mAh, ovvero un 75% di efficienza a 5 V. Per la ricarica impiega circa 6 ore, grazie all'input a 2,4 A, costa abbastanza, 25 euro circa. Salendo con la capacità troviamo questo power bank mattoncino da 16.000 mAh di Oki. Pesa 342 grammi, che non sono affatto tanti per 16.000 mAh, ha un doppio output da 5 V 2,4 A, se usate entrambe le porte contemporaneamente la seconda erogherà 1 A. Ha un'efficienza di circa 12.000 mAh, ovvero il 75%, per la ricarica impiega 8 ore grazie all'input a 2 A e permette di ricaricare la maggior parte degli smartphone Android per almeno 4 volte. C'è un LED che indica lo stato in corrispondenza del tasto d'accensione, che però si può colorare solamente di verde, rosso e bianco, e questo è un difetto che ho riscontrato, infatti è difficile capire la reale capacità residua. C'è anche la funzione torcia. Una cosa che non mi è piaciuta molto sono gli angoli, sempre molto vivi, che nonostante siano in plastica tendono un po' a rigare gli altri oggetti che sono magari riposti nello zaino insieme al power bank. Lo trovate su Amazon a circa 22 euro.
E chiudiamo con una capacità impressionante di 20.000 mAh, infatti è un mattone, pesa praticamente mezzo chilo. Fate attenzione perché non in tutti gli aerei, non con tutte le compagnie potete portare power bank di questa capacità, tanti hanno la limitazione a 18.000 o 16.000 mAh. La capacità reale è di 14.000 mAh, circa il 70%, che non è male per queste dimensioni. Non c'è la ricarica veloce, c'è l'output a 2A. In realtà le porte sono due, una a 2A, l'altra ad 1A, sempre a 5V. Una cosa che non mi è piaciuta tantissimo sono i LED informativi sulla capacità residua che sono poco visibili. C'è anche la funzione torcia che si attiva tenendo premuto il tasto di accensione. Per la ricarica sono necessarie almeno 10 ore con alimentatore da 2.1A. Una cosa che mi è piaciuta rispetto al modello da 16.000 mAh è che qua gli spigoli sono tutti arrotondati. Questo fa sì che mettendolo in borsa insieme ad altri oggetti, specialmente in alluminio, non andrà a rigarli. Lo trovate su Amazon a poco meno di 20 euro, un prezzo davvero buono per questa capacità. E questa era un po' una carrellata, una selezione di quelle che erano le nostre scelte basate soprattutto sull'affidabilità anche sul lungo periodo, a parte quella di Xiaomi che è appena uscita, ma visto i risultati della precedente possiamo abbastanza mettere le mani sul fuoco sul fatto che sia affidabile anche dopo parecchi mesi. Trovate comunque altre alternative in una guida che vi linko qua in descrizione, dove abbiamo riassunto i migliori power bank divisi per capacità. Sempre qua sotto in descrizione trovate l'articolo correlato a questo video, dove abbiamo inserito alcuni dettagli più tecnici, qualche spiegazione in più sul funzionamento dei power bank che non fanno mai male. Per esempio, perché quando comprate un power bank da 20.000 mAh poi scoprite che la capacità reale è da 14.000 mAh? Beh, è tutto spiegato qua sotto. Direi che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. Se avete altre domande siamo qui, non esitate a porcele commentando qua sotto nel box dei commenti. Io sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto Tutto Android, ci vediamo al prossimo video. Ciao!